Oggi vi presento un altro piccolo tutorial molto fantasioso e creativo. Che facciamo oggi? Ci avete presente tutte quelle calamite che si mettono sulla cappa o sul frigo? Ecco, proprio tutte quelle calamite le andiamo a sistemare in un bel pannello magnetico e magari ci possiamo mettere anche qualche foto che abbiamo scattato dove abbiamo preso quella calamita. Allora, è veramente semplice, semplice, semplice. Io ho trovato anche al ferramenta o vicino ai cassonetti o no, beh. Insomma, ho trovato. Avete presente quei mobili brutti, grigi che vanno fuori, tipo al terreno, in campagna? Ok, questi qua dalla foto vi faccio vedere. Ecco, io ho trovato un pannello singolo. Ovviamente voi dovete trovare qualsiasi pannello in ferro dove appunto attacca la calamita, quindi qualsiasi pannello in ferro. Visto che sul mercato costano un sacco di soldi, queste lavagnette magnetiche ce le facciamo da sole e magari pure più fighe, più belle, più personalizzate. Già, già. Quindi i materiali sono veramente pochissimi, ci serve un pannello di ferro, nastri, nastrini. Io ho usato questo stile un po' rustico, poi avevo delle conchiglie che avevo raccolto con Alice. Diciamo che noi siamo dei gran raccoglitori e quindi è facilissimo. Il tutorial è veramente una cavolata, è giusto per darvi l'idea e per farvi vedere il lavoro completo. Quindi via la fantasia, via la creatività. Ciao, vi lascio al tutorial. Allora, oggi voglio levare questo pannello e attaccare tutte le calamite che avevamo sulla cappa, che è uno schifo, che vedete l'ombra, ora pulisco. Abbiamo preso un pannello, questi sono gli scaffali praticamente che vanno fuori, e per bucio svendevano questo singolo, 8 euro, quindi l'abbiamo preso e ora lo voglio un po' dorare. Allora, ho messo il cordino e poi questo nastro e gru, diciamo, shabby chic. Ho attaccato le conchiglie, ma vorrei fare misto anche tipo mare, montagna, cannella. Mo vedo insomma come riesco a assemblarlo. Cioè, guardate che carino, vedete un po'. Cioè, questo era uno scaffale. Ma troppo bravo, veramente. Ta-da!